Testimonianze, percorsi alternativi, alibi, niente come sembra. Come nella realtà le aspettative si capovolgono. Dal mistero si passa alla sorpresa fino allo sconvolgimento della rivelazione finale. TH3000 è il nuovo cortometraggio diretto da Teresa Conforti, tratto dal libro omonimo della stessa autrice. Prodotto da Il Sipario, è stato proiettato al Cinema Armenise di Bari. Girato in una villa d'epoca del Salento, il corto ha visto la partecipazione di una ventina di attori, oltre a come scene di massa dei coristi dell'Associazione I Luoghi della Musica, diretta dal maestro Angelo De Marzo. Il corto è ambientato in un'ipotetica società dell'anno 3000. Gli uomini vivono in una sorta di stato ibrido con l'eliminazione del dolore umano, l'allungamento della vita e la sconfitta di malattie mortali. Uno scienziato ha costruito un percorso virtuale all'interno del quale si rivive l'esperienza della pazzia, dell'adulterio e dell'omicidio attraverso i personaggi di Charlotte Bront e Jean Rhys. I luoghi della fortezza diventano quindi percorsi emozionali dell'inconscio collettivo. E così, in quest'ipotetica società, si verificano eventi inspiegabili ai quali si aggiunge il misterioso ferimento del dottor Taylor. A questo punto, nel corto, si mescolano pazzia e razionalità, sovrannaturale e realtà, un mistero che ha l'obiettivo di trasmettere un senso di inquietudine nello spettatore senza ricorrere mai al banale. La concatenazione degli eventi non è casuale ma ben congegnata, segue un percorso preciso, inganna lo spettatore, lo incuriosisce e alla fine il colpo di scena riporta la storia verso un'ulteriore prospettiva.